E ormai praticamente è tutto pronto per la serata finale del premio della Fondazione Ospedalet, il premio Plus, il premio letterario che è arrivato alla terza edizione. Domani sera alle 21, come già più volte vi abbiamo detto, ci sarà la serata finale che avrà vedrà oltre alle premiazioni delle tre terzine che sono arrivate in finale, anche dei personaggi importanti che insomma saranno presenti al Teatro Alessandrino a partire dalle 21. Tra questi, e ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, ma non solo, ci sarà anche Elvis Tuscia, che è un content creator, è un divulgatore, un TikToker che è diventato famoso proprio grazie alla sua capacità di riuscire a parlare soprattutto di intelligenza artificiale in una maniera molto semplice. E ovviamente l'intelligenza artificiale sarà un qualcosa con il quale dovremmo fare i conti da qui in avanti. Buongiorno Elvis Tuscia. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Allora, domani sera quindi sarà ad Alessandria per parlare di che cosa esattamente? Allora, innanzitutto sono onorato di essere stato invitato da una fondazione così importante. Parleremo di intelligenza artificiale e di come l'intelligenza artificiale sta già plasmando quello che è il futuro dei giovani come me, come noi e soprattutto della nostra società. Parleremo di quanto possa stimolare la creatività, sia per quanto riguarda la creazione di testi, storie, immagini, ma anche di quello che possono essere alcuni rischi, di come poter mitigare questi rischi, di come poter gestire uno strumento che è potente ma che ha bisogno di supporto. Ecco, quindi un motivo in più per esserci domani sera alle 21. Io le volevo chiedere, ma lei è un avatar o è il vero Elvis Tuscia? Perché qui con l'intelligenza artificiale c'è da farsi anche queste domande. Confermo che sono io un trucchetto per scoprire se una persona è un avatar, gli si può chiedere qualcosa di estemporaneo, come posizioni la mano di fronte al volto, che è qualcosa che l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di fare. Bene, allora tanti spunti che sicuramente saranno curiosi, ma anche di importanza, perché insomma, è importante comunque conoscere anche il futuro sotto questo punto di vista. Grazie Elvis Tuscia e quindi appuntamento domani sera alle 21 al Teatro Alessandrino di Alessandria. Grazie a voi e buon lavoro.